Nel 2050, i tre quarti dell'umanità vivranno in enormi agglomerati urbani. L'agricoltura dovrà avvicinarsi alla gente se vorrà sfamare miliardi di persone. Architetti come Ferrier, Wardle e Boscutti stanno progettando città diverse, dove la natura avrà un ruolo centrale. Al fine di concretizzare queste visioni, la scienza dovrà ottimizzare le superfici coltivabili e permettere di seminare ovunque nelle metropoli. Non dobbiamo guardare al Midwest degli Stati Uniti come al cestello del pane. Ogni tetto, ogni terrazza, ogni parco, ogni cortile di scuola o di chiesa potrebbe diventare una potenziale fonte di cibo. La scala può essere minuscola. Quando lo avremo capito, qualunque posto sarà idoneo alla coltivazione. Idee e progetti su come occupare in maniera proficua lo spazio urbano sono molteplici. In futuro produrremo e consumeremo a livello locale. Il cittadino riprenderà il controllo sulle verdure che mangia e sulla loro coltivazione. Il fenomeno è già in atto in quasi tutte le grandi metropoli occidentali. L'evoluzione dell'agricoltura urbana parte molto spesso dal basso. Nei quartieri ci sono orti comuni di piccole dimensioni che hanno una funzione soprattutto sociale. In cima alla scala, invece, ci sono soluzioni tecnicamente sofisticate. Penso alle serre sui tetti. Mettendo a confronto questi due esempi, si nota una grande differenza. Le fattorie urbane devono trovare nuovi spazi da sfruttare. Il territorio disponibile, infatti, non è sufficiente. L'idea di coltivare all'interno senza mai vedere il sole non è più fantascienza. Berlino è la capitale mondiale dell'agricoltura urbana. Nel corso degli anni è diventata un polo creativo che attira giovani talenti d'ogni nazionalità, come i fondatori della startup InFarm. Ci consideriamo i nuovi agricoltori e la nostra fattoria è la città. Mi chiamo Osnat Michaeli. Penso che stiamo entrando nell'era della prossima grande rivoluzione agricola. La gente vuole sapere la provenienza di ciò che mangia, chi l'ha cresciuto e come, cosa contiene. Tutti sono alla ricerca di un contatto personale con i fornitori alimentari, con gli agricoltori. Noi vogliamo che le città diventino autosufficienti nella produzione alimentare. Abbiamo iniziato in tre. Sperimentavamo in soggiorno varie colture idroponiche. Guardavamo le guide YouTube per imparare. Lo facevamo per nostro piacere. Non volevamo cambiare il mondo, ma ha funzionato e all'improvviso avevamo una giungla in salotto. Mi chiamo Erez Galonska e penso che la tecnologia sia uno strumento dell'evoluzione. Abbiamo cominciato a osservare la magia della crescita e quello che ci offriva. E ci siamo detti che sarebbe stato bello dar vita a una società che offrisse a tutti questa magia. Eravamo estranei a quella professione e quindi avevamo un approccio non convenzionale. Abbiamo proposto soluzioni che chi era del settore non riusciva a vedere. Il nostro ufficio è un centro di ricerca.
Ci piace osservare la natura e cercare quali siano le condizioni ideali richieste dalle varie piante. Prendiamo un frammento di natura e cominciamo a programmarlo. Abbiamo studiato diversi spettri luminosi, diverse soluzioni nutritive, diversi ambienti che potrebbero cambiare durante la giornata. All'interno di un'unica grande fattoria possiamo creare moltissimi microclimi e crescere un'infinità di specie. Gli alimenti devono essere altamente nutritivi e noi lo verifichiamo con il gusto. Una specie di parametro del tipo questa pianta sì, questa pianta no. Il sapore è importante perché alla fine la dovremo mangiare. Questa è molto saporita perché è cristallizzata. Se lo osservi da vicino, vedrai i cristalli. Stiamo introducendo varietà che non esistono in commercio. Cerchiamo di immaginare che cosa fare con le nuove piante, i nuovi sapori, le nuove consistenze e forse i nuovi modi di cucinare. Lavoriamo con dei cuochi alla creazione di nuovi piatti. You want a taste? Nel 2015 ci è venuta un'idea folle. Coltiviamo già in città, perché allora non coltivare dentro a un supermercato? Se riuscissimo a portare la produzione vicino alla gente, risparmieremmo oltre il 99% di energia per i trasporti, la refrigerazione, la logistica e lo smaltimento dell'enorme quantità di rifiuti che genera il nostro sistema alimentare. Il problema erano le dimensioni. Come inserire la struttura in ogni supermercato, in ogni albergo, in tutti i ristoranti, gli uffici, insomma ovunque. E poi in casa. Abbiamo creato la prima rete di agricoltura cittadina. Tutte le nostre fattorie sono gestite da una centrale che ottimizza e coordina le operazioni, prevedendo le richieste del mercato. In verità facciamo agricoltura su vasta scala, ma in modo distribuito. Si può dire che stiamo decentralizzando l'agricoltura. Se introduciamo nuovi strumenti, attireremo nuovi agricoltori, perché la gente vorrebbe coltivare. È nel nostro DNA. Nel 2050 le città saranno grandi fattorie urbane abitate da cittadini contadini. Coltiveranno in casa, grazie alla tecnologia, verdure fresche e salutari per tutta la famiglia. Ma le microfattorie riusciranno da sole a sopperire ai bisogni di tutta la popolazione? L'isola di Singapore, 5 milioni e mezzo di cittadini stipati in appena 650 chilometri quadrati, non dispone di alcuno spazio per l'agricoltura. Il 92% delle derrate alimentari viene importato. Nella piccola Repubblica Asiatica lo sviluppo deve per forza essere verticale. Così, nel corso degli ultimi anni, sono nate numerose fattorie urbane. Una sfida tecnologica che suscita l'interesse delle grandi multinazionali, come la Panasonic.
In questa fattoria futuristica il sole non penetra mai e le piante crescono al suono della musica classica. I sensori misurano in tempo reale la luminosità, il tasso di umidità e la qualità dell'aria. Un laboratorio asettico, dove tutti i parametri che favoriscono la crescita dei vegetali sono perfetti. All'interno non dobbiamo preoccuparci delle condizioni atmosferiche e ci possiamo concentrare sulla crescita delle piante. Mi chiamo Alfred Tam, ho 40 anni e penso che la coltivazione indoor sia il futuro dell'agricoltura. Otteniamo raccolti in tempi più brevi rispetto a quelli della coltivazione tradizionale all'aperto. Le fattorie convenzionali sfruttano la luce solare per 7-8 ore. Noi, grazie ai LED, controlliamo l'illuminazione. Ecco perché raccogliamo di più e accorciamo i tempi dei cicli di crescita. Durante la germinazione, la pianta ha bisogno solo di luce bianca. Ma dopo, quando raggiunge la terza settimana, necessita solo di luce blu e rossa per la fotosintesi. Con la luce naturale, l'efficienza della fotosintesi supera di rado il 9%. Grazie allo spettro cromatico rosso e blu dei LED, adattato ad ogni pianta, si arriva al 15%. Il controllo della fonte luminosa permette di ottenere 2 raccolti al mese durante tutto l'anno. In questa struttura coltiviamo oltre 40 specie diverse. La nostra produzione annua è di circa 81 tonnellate. Nella coltivazione tradizionale i tassi di rendimento si situano attorno al 60-70%. All'interno invece raggiungiamo circa il 95%. L'agricoltura indoor non è soggetta ai mutamenti imprevedibili del clima. Inoltre permetterà di evitare il trasporto dei prodotti su grandi distanze perché sarà possibile coltivare ovunque, anche nei deserti o nelle regioni polari. Nell'intento di ridurre i costi, gli scienziati hanno sviluppato un sistema che sfrutta al massimo la terza dimensione. Il costo dell'infrastruttura deve essere basso. Se il sistema è troppo sofisticato, il costo sarà eccessivo. Mi chiamo Nham Tong Tao e penso che il nostro sistema contribuirà a nutrire il mondo del futuro. Utilizziamo pochissima energia e pochissima acqua. Ecco perché lo definiamo un sistema a bassa impronta carbonica. È alto 9 metri, ha 16 livelli di cassette e la quantità di verdure che riusciamo a coltivare per metro quadrato è 10 volte superiore alla coltivazione nel terreno. Le cassette salgono e scendono ruotando. Un giro completo dura 16 ore. Quando salgono ricevono luce, quando scendono ricevono acqua. Il meccanismo è automatizzato, l'acqua in eccesso viene recuperata nel serbatoio e riciclata. Il sistema è idraulico. Questa sezione è mossa da una pompa che consuma solo 60 watt. Il fabbisogno energetico per chilo di verdura prodotta è di pochi centesimi. Nella coltivazione tradizionale il consumo è elevato, può raggiungere anche i $6 al chilo. Quindi le verdure sono molto più care. High-priced vegetables.
Volevamo creare un sistema che producesse molta verdura a prezzi accessibili e ci siamo riusciti. In questi 3 ettari abbiamo dimostrato di poter produrre 3.000 tonnellate di verdure all'anno. Il mercato di Singapore ha bisogno di circa 100.000 tonnellate di verdure. Ciò significa che con il nostro sistema basterebbero 100 ettari per essere autosufficienti. Non penso che l'agricoltura urbana sarà in grado di nutrire tutti i cittadini. Ci sono troppe restrizioni per poterla estendere fino a produrre le quantità necessarie. Poi basta pensare al bestiame, che sarebbe molto complicato allevare in città. L'allevamento rappresenta il 40% dell'agricoltura mondiale. È responsabile di quasi il 15% delle emissioni di gas a effetto serra, cioè più di quanto ne generino i trasporti. Un terzo di tutte le terre coltivabili serve a produrre i milioni di tonnellate di foraggio necessari a nutrire gli animali. 3/4 della soia finisce negli allevamenti industriali. Il massiccio impiego di fertilizzanti influisce sul degrado delle terre e inquina l'atmosfera e l'acqua. L'allevamento intensivo, inoltre, è responsabile della massiccia deforestazione che minaccia la biodiversità. Ormai è imperativo trovare nuovi approcci che tutelino l'ambiente. Oggi abbiamo bisogno di nuove abilità nella cura delle piante, di conoscenza degli ecosistemi naturali e agricoli, di conoscenza della biodiversità. Dobbiamo sapere come funziona la catena alimentare del terreno e scoprire in che modo gli insetti interagiscono in armonia. Abbiamo bisogno di queste conoscenze sofisticate, ma abbiamo perso un secolo. L'acquaponica è un circolo biologico virtuoso nel quale l'allevamento ittico si coniuga con la coltivazione dei vegetali. Le deiezioni dei pesci nutrono le piante che purificano l'acqua. Sarà possibile sfruttare l'acquaponica a livello industriale, evitando così l'uso di pesticidi e fertilizzanti che sono dannosi sia per l'ambiente sia per la salute dei consumatori? In Australia questo sistema è già operativo. A Sydney la Green Farm ha sviluppato un concetto innovativo. I pesci e le piante che coltiviamo non si sono evoluti insieme. Se vai a pescare lungo un fiume, non getti l'esca accanto a una pianta di pomodori galleggiante. Mi chiamo Levi Nupponen e ho 35 anni. Sono convinto che sia possibile nutrire i pesci con la tecnologia. Volevamo evitare che il nostro allevamento ittico fosse inquinato o troppo carico di sostanze nutrienti e volevamo evitare l'utilizzo di fertilizzanti agricoli tradizionali per migliorare la produttività delle piante. Il nostro sistema doveva essere all'altezza dei migliori standard produttivi con il ritmo di crescita più rapido e i tassi di conversione alimentari migliori che potessimo ottenere. Tutta l'acqua che esce dal sistema finisce in un bioreattore che converte gli elementi organici contenuti negli escrementi dei pesci in sostanze nutritive adatte alle piante. Nelle giuste quantità e con la biochimica ideale, in modo da non pregiudicare la crescita delle piante. Si tratta di un sistema lineare che permette a tutte le unità produttive di operare con parametri ottimali senza danneggiarsi a vicenda. Il bioreattore, grazie all'aggiunta di un cocktail di batteri e microorganismi, arricchisce gli scarti liquidi e solidi generati dall'itticoltura. La tecnologia, costata milioni di dollari, è top secret. Ogni goccia d'acqua usata per allevare i pesci viene sfruttata per coltivare le piante. Ogni goccia d'acqua usata per le piante viene riutilizzata per allevare i pesci. Questo sistema migliora la produttività e l'efficienza in relazione all'uso dell'acqua e del terreno. Inoltre elimina la dipendenza dai fertilizzanti di origine fossile e dai prodotti agrochimici utilizzati nell'agricoltura industriale convenzionale.
Produciamo alimenti bio in quantità pari o superiore a quella dell'agricoltura convenzionale, senza alcuna perdita di qualità. La fattoria high-tech australiana produce 15 tonnellate di pesce e oltre 130.000 kg di verdure bio all'anno, e ciò senza generare rifiuti. Tutto viene riciclato. I pesci sono un elemento importante di questo sistema. Non si tratta solo di lattuga o di carote per nutrire la popolazione. Qui abbiamo tutto. Le proteine sono una delle fonti alimentari di cui l'umanità avrà bisogno. Negli oceani non ci sono abbastanza pesci e non ci sono abbastanza animali nei pascoli. La terra arabile sta scomparendo. L'unica soluzione possibile è quella di aumentare la produzione al metro quadrato. Ecco il problema. Per ottenere un solo chilo di pesce pregiato, come il tonno rosso, sono necessari 15 chili di pesce. Il nostro allevamento di Barramundi, invece, ha un tasso di crescita e conversione eccellente. Il rapporto è di 0,6 a 1, vale a dire 600 grammi di pesce per un chilo di prodotto finito. Un netto guadagno in termini di proteine. È un sistema perfetto? No, ma stiamo andando nella direzione giusta e continuiamo a sviluppare nuove tecnologie per ridurre ancora di più lo scarto. Il nostro sogno è che l'allevamento di Barramundi non abbia più bisogno di pesce pelagico. Oggi siamo in grado di aiutare altri produttori a dedicarsi almeno in parte alla produzione biologica. E gradualmente assisteremo a un'accelerazione di questa tendenza. Il fenomeno è già in corso in tutto il mondo perché la gente è sempre più attenta a ciò che dà da mangiare ai figli. E questo è uno dei motivi per cui mi sono lanciato in questa avventura. Grazie al nostro impegno capiremo meglio le interazioni biologiche presenti nell'agricoltura. In futuro i fiumi di deiezioni prodotti dall'allevamento verranno trasformati in fertilizzanti e sostanze nutritive, per poi essere reintrodotti nel ciclo produttivo. Non appena cominceremo a farlo, metteremo fine alla dipendenza dalle risorse non rigenerabili della terra e realizzeremo un'economia circolare, che è l'unico modo per poter continuare a esistere e vivere una vita più ecologica. I consumatori vogliono prodotti perfetti e ciò mette sotto pressione gli agricoltori che li devono coltivare, ma soddisfacendo anche l'altro desiderio della gente, cioè la riduzione dei pesticidi e dei prodotti chimici. L'agricoltore deve tener conto dei cambiamenti climatici e delle fluttuazioni dell'economia. Inoltre deve produrre la mela più bella, la lattuga e il pomodoro migliori, ma senza ricorrere alla chimica. Una situazione molto difficile. Sin dagli albori, l'agricoltura non ha mai smesso di innovarsi. Oggi è in corso una nuova rivoluzione. I robot stanno sostituendo i macchinari tradizionali. Autonomi e intelligenti, i robot ottimizzano l'attività agricola grazie a una migliore conoscenza del terreno e delle necessità delle piante. L'agricoltura del futuro sarà più rispettosa dell'ambiente e alla portata di tutti. Tra una ventina d'anni potremo acquistare un robot in grado di coltivare da solo la miglior lattuga, le migliori carote, i migliori pomodori nel nostro orto. Costerà poco. Dietro casa avremo mezzo ettaro di terreno dove coltiveremo gli ortaggi, per noi e forse anche per i nostri vicini o l'intero villaggio, ma sarà il robot a farlo. Non avremo bisogno di essere agronomi, non dovremo preoccuparci di nulla. All'Università di Sydney, il centro di robotica è all'avanguardia nel settore agricolo. Penso che sia imperativo aumentare l'efficienza dello sfruttamento della terra. Non dobbiamo sprecare altrettanto prodotto di quanto ne produciamo.
Mi chiamo Asher Bender e penso che la robotica aiuterà l'agricoltura a essere più produttiva. L'obiettivo della nostra ricerca è quello di aiutare gli agricoltori a utilizzare meglio i terreni, eliminando i compiti più difficili e noiosi, ma anche fornendo loro i dati relativi alle zone problematiche. Tutto ciò li aiuterà a essere più produttivi. Un robot agricolo, il tipo di robot che progettiamo in questo laboratorio, deve saper affrontare situazioni imprevedibili. Terreni che non ha mai visto prima, ambienti dove ci sono persone che il robot non deve mettere in pericolo. Il robot deve operare senza causare danni alla gente. Ciò significa che dobbiamo progettare un software capace di adattarsi alle variabili dell'ambiente. Questa è una delle sfide maggiori nello sviluppo di robot destinati a operare all'aperto. Quindi dedichiamo molto tempo allo sviluppo dell'intelligenza dei robot, che devono essere in grado di far proprie le conoscenze che gli agricoltori sfruttano quando osservano le coltivazioni e identificano eventuali problemi. È divertente sviluppare algoritmi che aiutano i robot a identificare degli oggetti. Per un essere umano è facile identificare una mela, allungare la mano, coglierla e metterla nel cesto. Ma dotare un robot di queste capacità è assai complicato. In robotica si fa quindi molta ricerca nel settore della percezione. Abbiamo sensori ad alta risoluzione, videocamere iperspettrali termiche, normali videocamere rosso, verde, blu. Raccogliamo tutte le informazioni che ci permettono di stabilire che questa è una mela, quello è un ramo, quella è una foglia. Una volta raccolti i dati, possiamo passare alla messa in pratica. Ad esempio, io so dove si trova una mela nel mio campo visivo, ma è difficile insegnare al robot come raggiungerla e afferrarla. Oggi i robot sono in grado di individuare con esattezza i vari tipi d'erba e di spruzzare l'erbicida solo su quella nociva. Ciò riduce la quantità di diserbante usato nei campi e così il coltivatore risparmia soldi. Inoltre minimizza la quantità di sostanze tossiche immesse nell'ambiente. Stiamo passando da interventi su vasta scala a interventi mirati, focalizzati su una sola pianticella. I sensori dei nostri robot hanno la capacità di vedere ogni singola pianta e forse in futuro riusciranno a distinguere una determinata foglia o parte della pianta. Negli anni a venire, immagino molti robot attivi nella fattoria. Lavoreranno 24 ore su 24. Le macchine sono molto precise, non si stancano, non si dimenticano. Sorveglieranno i raccolti con grande accuratezza. Stiamo accumulando una grande quantità di dati, un evento senza precedenti nell'agricoltura. Oggi disponiamo di notevoli informazioni sui cereali, ad esempio il grano, ma non si può dire lo stesso in merito alla lattuga, agli spinaci, alle barbabietole, alle carote. I dati in questo caso scarseggiano. La robotica sta cambiando tutto. Farà mutare la nostra nozione sulla crescita delle piante. Cambierà le nostre idee sul momento migliore per compiere determinate attività nei campi. Il cambiamento è ormai in corso, inarrestabile. Centinaia di droni solcano già i cieli. Grazie ai sensori e alle sofisticate videocamere a raggi infrarossi, cartografano con estrema precisione la vegetazione dei vari campi. Le immagini vengono poi elaborate dai computer che danno agli agricoltori preziose informazioni sullo stato di salute delle piante e sul loro bisogno di nutrimento. Grazie ai droni, gli agricoltori trattano i campi zona per zona e possono ridurre il consumo d'acqua, di fertilizzanti e di pesticidi. Le nuove tecnologie permetteranno di rispettare il terreno, di ottimizzare la produzione e l'utilizzo delle risorse.
E forse renderanno più attraente la professione dell'agricoltore, stimolando le nuove generazioni a stabilirsi nelle regioni rurali che a lungo i giovani hanno disdegnato. Adesso, grazie ai robot, possiamo raccogliere un enorme numero di dati spettrali 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Tra qualche anno ci sarà uno scontro tra gli scienziati dei dati e quelli agricoli. Infatti è molto probabile che i due modelli entreranno in conflitto. Qual è il modello giusto? Il modello dell'agricoltura tradizionale è molto generico. Ad esempio, la lattuga cresce così. Ma ormai siamo in grado di dire la lattuga cresce così in questo terreno, in questa regione, ma altrove cresce in maniera diversa. Quindi oggi è possibile avere un'agronomia molto specifica per ogni terreno, per ogni fase della coltivazione. Durante i prossimi decenni, il riscaldamento climatico destabilizzerà l'agricoltura. Le stagioni irregolari, il caldo eccessivo e la penuria d'acqua perturbano i cicli delle colture. La base della nostra sicurezza alimentare si fonda su poche piante. Se accadesse una catastrofe, se ad esempio un parassita distruggesse il riso, il grano o le banane, perderemmo un elemento strutturale della sicurezza alimentare. Coltivazioni e parassiti sono in costante competizione. È possibile adattare le piante ai capricci del clima e alle aggressioni dei parassiti, migliorando al contempo la produttività? Le tecniche dell'agroecologia cercano di integrare le risorse e i meccanismi della natura. L'idea è quella di aumentare il rendimento riducendo la pressione sull'ambiente in modo da preservarne la capacità di rinnovamento. Gli scienziati devono capire come le piante reagiscono all'ambiente e quindi è necessario studiare numerose varietà durante tutto il ciclo vitale in modo da identificare quelle più resistenti. In Francia, un'equipe dell'Istituto Nazionale di Ricerche Agrochimiche ha messo a punto una piattaforma di fenotipizzazione a banda larga. Sappiamo che è in corso il riscaldamento globale ed è già possibile osservare delle alterazioni climatiche. Vorrei fare qualcosa e penso che l'agroecologia sia una soluzione. Mi chiamo Christophe Salon, ho 56 anni. Ciò che mi affascina nelle piante è la loro capacità di adattarsi ad ambienti costrittivi. L'agroecologia mira a produrre meglio, meglio in quantità e qualità, evitando di degradare l'ambiente immettendo additivi quali gli erbicidi e i pesticidi che sono nefasti per la biodiversità e per i consumatori. Siamo noi a mangiare i prodotti che raccogliamo. Da 10.000 anni l'essere umano seleziona in modo più o meno intuitivo le piante che soddisfano meglio le sue necessità. Necessità che possono essere una maggiore produzione nel caso dei cereali, nei fiori una bellezza maggiore, nei frutti frutti più grandi e gustosi. Oggi però disponiamo di metodi di selezione molto più rapidi. Siamo in grado di capire come le piante rispondono all'ambiente e possiamo selezionare quelle che si adatteranno meglio al futuro cambiamento climatico. Possiamo mettere le piante in ambienti diversi, variando la disponibilità di acqua, molta o poca, e osservare quelle che in condizioni di siccità sopravvivono e producono grano o frutti di buona qualità e in grande quantità. Migliaia di piante sono coinvolte in questo esperimento. Vengono fotografate ogni giorno. Quelle dal patrimonio genetico più interessante diventeranno le colonne portanti dell'agricoltura del futuro. I nostri sistemi robotizzati, dotati di videocamere, ci permettono di riprendere la crescita delle piante e di estrarre automaticamente i tratti fenotipici, cioè le caratteristiche che ci interessano, la forma di una foglia, l'altezza di una pianta, il numero di ramificazioni o lo spessore di un guscio. Li estraiamo senza disturbare la pianta durante tutta la sua vita.
Questa piattaforma consente anche di osservare le radici delle piante. Grazie a immagini ad altissima risoluzione, i ricercatori vedono i dettagli fino alla scala dei micron, pari a un millesimo di millimetro. Lo studio approfondirà le nostre conoscenze sulle relazioni tra le piante e i microorganismi presenti nel terreno. Gli scienziati potranno così valutare meglio caratteristiche complesse, quali la resistenza alla siccità o la capacità di assimilare l'azoto. Gli agricoltori sono sotto pressione perché nel 2050 dovranno nutrire 10 miliardi di persone. Se riusciremo a ottimizzare le tipologie delle piante per ogni tipo di ambiente, aumentando rendimento, qualità e resistenza, ce la faremo. Una volta individuate le piante migliori, grazie alla genetica sarà possibile isolare i geni resistenti e adattare i semi ai cambiamenti climatici. Tuttavia, questa soluzione non può prescindere dalla conservazione della diversità genetica delle sementi. Nel corso dei millenni, selezioni e incroci hanno uniformato i semi impoverendoli. Le piante selvatiche, al contrario di quelle sfruttate in agricoltura, hanno conservato intatto il loro patrimonio genetico. Una ricchezza che però sta scomparendo a velocità allarmante. È possibile porvi rimedio prima che sia troppo tardi? Le crisi dovute ai cambiamenti climatici e l'estinzione di molte specie possono essere risolte in un solo modo, tornando alla Terra. In Inghilterra ha sede la maggior banca di semi al mondo, la cui missione è conservare l'intera biodiversità vegetale del pianeta. Sappiamo che il 20% delle piante selvatiche è minacciato, quindi se non conserviamo i loro semi, in futuro non potremo più usarli. Mi chiamo Ruth Eastwood. Penso che i semi siano fondamentali per accedere al potenziale che le piante avranno nel nostro futuro. Circa l'80% delle calorie che assumiamo proviene da sole 12 specie. Un fatto sorprendente se pensiamo che in natura le piante commestibili sono circa 30.000. In futuro dovremo diversificare i tipi di vegetali che mangiamo, ma anche limitandoci alle 12 specie che sfruttiamo oggi, la loro diversità genetica è assai ridotta. Se paragonata ai loro parenti selvatici, hanno una scarsa capacità di migliorare da sole. Ecco perché dobbiamo concentrarci sui parenti selvatici che hanno vissuto in habitat naturali evolvendosi nel tempo, attraverso un duro processo di selezione. La biodiversità delle piante selvatiche ci offre un grande potenziale per migliorare quelle che abbiamo addomesticato. In ultima analisi, solo in questo modo potremo coltivare e mangiare patate ancora per molto tempo. La Banca delle Sementi è al centro di una rete che coinvolge oltre 80 nazioni. Riceve i semi selvatici che provengono da regioni e ambienti diversi. Una parte dei campioni resta nel paese d'origine. Sovente riceviamo una collezione di semi dentro un sacco di tela. Sono campioni essiccati della pianta. È sempre bello vedere parti della pianta e il seme, soprattutto nel caso dei frutti o di una specie mai vista in precedenza. Si notano i dettagli del baccello, le foglie, e associandoli alla pianta si capisce perché quell'esemplare è tanto importante. I semi vengono catalogati con cura, puliti e separati manualmente. Sono radiografati per verificarne la vitalità.
Poi vengono essiccati e imballati prima di finire in magazzino. Quando i semi sono puliti, li mettiamo nei contenitori e li riponiamo nei cassetti a meno 20 gradi Celsius. Congeliamo i semi perché sono simili a capsule temporali. Numerosi esperimenti hanno dimostrato che molti semi possono essere conservati per centinaia di anni. Forse uno dei semi che vediamo qui addormentati in futuro potrà nutrire molta gente. Ma non ci limitiamo a immagazzinarli. Il nostro scopo è quello di permettere alle generazioni future di utilizzarli. Ecco perché ogni 10 anni effettuiamo dei test di vitalità. I test di germinazione sono importanti, non solo per stabilire la vitalità della collezione e valutare se gode di buona salute, ma anche per essere certi se da quei semi è ancora possibile ottenere delle piante. Non sarebbero di alcuna utilità se non li potessimo coltivare. Ecco perché dedichiamo molto tempo a elaborare i migliori protocolli di germinazione che non di rado imitano ciò che accade nei vari ambienti naturali. I semi sono affascinanti, hanno un'infinità di forme e dimensioni e sono così intelligenti. Durante la selezione naturale hanno sviluppato strategie diverse per rispondere all'ambiente. Quando vediamo qualcosa di nuovo ci emozioniamo. Fanno così, è davvero affascinante. Conserviamo circa 36.000 specie. Questo è il luogo con la maggior biodiversità del mondo. Qui ci sono piante che provengono da ogni regione del pianeta. Attualmente custodiamo circa 2 miliardi di semi. Nel 2020 vorremmo immagazzinare il 25% di tutti i semi conservabili del mondo. Ognuno di noi è un seme. Quando guardiamo un minuscolo seme, ci sembra insignificante. Lo mettiamo nel terreno, lo facciamo crescere e allora capiamo cosa è in grado di creare e il suo potenziale. Ognuno di noi ha il potenziale per trasformarsi. Ognuno di noi può creare un futuro migliore per gli altri, migliore per se stesso e migliore per il pianeta. Non si tratta di tre obiettivi che sono in conflitto tra loro. Objectives.